Vangelo di oggi richiama una lettura del giorno di Natale perché è il prologo del Vangelo di San Giovanni. Si tratta di un testo che in un certo modo all'idea, al pensiero di rifletterci, di commentarlo, fa un po' tremare le vene e i polsi perché è un testo impegnativo e importante. Ma come ogni testo del Vangelo ha sempre qualcosa da dirci per la nostra vita e in questa ricchezza di messaggio possiamo sempre cercare di cogliere anche una sfumatura di tipo pedagogico se la nostra vita è quella di educatori e quella di insegnanti. In principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Ecco che le radici profonde della missione di Gesù vanno cercate nella sua identità di Verbo divino, seconda persona della Santissima Trinità. Allo stesso modo, fatte le debite differenze, le radici profonde della missione di ogni educatore, della missione di ogni insegnante, vanno cercate nello stesso luogo, cioè in un luogo di pienezza di essere, di pienezza di spirito, di pienezza di vita, di pienezza di senso. Io non posso aiutare le persone a cercare, a trovare un senso per la propria vita, un senso per il proprio cammino, se io stesso non sono costantemente in contatto con le radici profonde di una pienezza di senso. Cristianamente parlando, queste radici profonde sono in Dio, nel mistero di Dio, nel cuore del mistero di Dio, uno e trino. Umanamente parlando, queste radici sono nel cammino che mi ha portato ad essere una persona piena, matura, adulta, colta, se questo devo fare anche come lavoro, e quindi capace, virtualmente degno di accompagnare qualcuno lungo la sua strada. Ecco, solo a queste condizioni potrò svolgere come ruolo anche quello che possiamo cogliere prefigurato in un altro passaggio del Vangelo di Giovanni, del prologo del Vangelo di Giovanni. La luce risplende nelle tenebre. Io posso illuminare il cammino di qualcuno se il mio stesso cammino cerca di abbeverarsi alle fonti, alle sorgenti della luce.